E ritorniamo insieme per aprire una parentesi su quella che appunto è la festa dell'albero di cui abbiamo tanto parlato già stamattina, perché vogliamo scambiare due chiacchiere al volo, è il caso di dire, con il ricercatore universitario Gianfranco Pazienza, membro del Circolo Lo Sperone di San Giovanni Rotondo dell'associazione Lega Ambiente. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno, scusate, ma sono ancora di corsa in strada. No, siamo noi che dobbiamo scusarci con te per averti preso un attimo i tuoi impegni. Sappiamo che stai andando in università anche stamattina. Di che cosa ti stai occupando lì? Prendiamoci qualche istante per raccontare questo. Noi abbiamo un progetto con l'Università di Foggia finanziato dai fondi europei per gli affari marittimi e la pesca, e ci occupiamo di acquacoltura sostenibile, soprattutto degli allevamenti di mitili nel nord Gargano. Abbiamo lavorato molto in questi mesi con i pescatori di Varano, soprattutto per assisterli, e c'è un problema rilevante che, ma non solo i pescatori, gli agricoltori, le mamme, tutti dobbiamo fare i conti con l'ecologia e con le risorse. Questa è una storia molto, che si presenta già molto affascinante, magari l'approfondiremo in qualche altra puntata, perché oggi è la festa dell'albero. Tu sei giunto davanti alla sede di San Giovanni Rotondo di Lega Ambiente e stamattina vogliamo dedicarci a questa festa importante. È una festa che ricordiamo, sì, un po' tutti, che abbiamo vissuto anche noi da bambini, vero Maria Pia? Sicuramente, ma poi intanto saluto il nostro ospite. Chissà quante storie ci può raccontare chi come te, come il nostro ospite, appunto, ha visto la San Giovanni Rotondo, in cui magari si discuteva in maniera molto vivace di alberi, giusto? Ma sì, gli alberi hanno nella nostra vita, nella nostra storia, hanno da sempre, come possiamo immaginare, un valore inestimabile, non solo perché spesso ci troviamo a doverli difendere, a doverci abbracciare ai loro tronchi per difenderli veramente, ma abbracciarli anche per sentire il calore della natura. Porta il telefono un po' più, metti il telefono un po' più distante, Gianfranco, così ti vediamo bene, altrimenti... Ah, ok, scusami. No, avevo paura della voce. E dicevo che comunque la festa è così antica, ormai quest'anno celebra il suo 151esimo anniversario. Sono 151 anni dalla sua prima istituzione in Nebraska. Abbiamo il vantaggio non solo di avere molti meno anni, ma in questi molti meno anni abbiamo storie da raccontare, certo. Una delle più belle, che riguarda la nostra città, la più recente dal 2019 con l'amministrazione comunale, ma soprattutto con Casa Sollievo La Sofferenza, abbiamo fatto questa esperienza bellissima di attuare la legge del un albero per ogni nuovo nato, facciamoli crescere insieme, dando una piantina ad ogni famiglia con un nuovo nato in quell'anno, e quindi chiamare la famiglia e soprattutto i bambini a prendersi cura, perché non è sufficiente piantare gli alberi e poi non prendersi cura. L'albero è il miglior esempio per spiegare bene l'ecologia ai bambini. Non è solo la fronda verde che ci dona l'ossigeno, l'importanza dell'albero, quanto anche il suo apparato radicale, perché il suo apparato radicale difende la montagna. E per questa ragione sappiamo che Padre Pio volle, credo nel 1950, la forestazione con 10.000 nuove piante da mettere sulla montagna, quella montagna che era Brulla, quella montagna Monte Castellana, sopra il convento, sopra la Via Crucis, sopra la costruenda Casa Sollievo, che era una montagna brulla e che lui ha pensato giustamente di difendere piantando gli alberi, perché le radici fanno questo straordinario lavoro di curare il suolo, di tutelare il suolo, mentre le strade, gli asfalti e soprattutto la cementificazione distrugge il suolo ed espone la vita di chi vi abita ai rischi dell'alluvione. Questo fanno gli alberi e questo vogliamo insegnare a tutti, sempre, per ogni albero che piantano. Ecco perché noi ci tenevamo che oggi tu fossi qui con noi, perché tra l'altro hai spiegato in maniera ammirabile non solo la
funzionalità, l'importanza dell'albero, ma ci hai aperto anche questo bellissimo ricordo legato a Padre Pio. Però tutti e due, grazie intanto veramente dell'ottima sintesi, però tutti e due avete glissato sul mio riferimento, che era un po' anche a un momento che è stato, qui abbastanza diciamo guerreggiato, ecco, nella città, riguardo agli alberi che si trovavano in un luogo centrale. Sì. Raccontate voi perché c'eravate. Poi purtroppo, ecco, bisogna dire che San Giovanni, come penso in tanti altri luoghi, la natura tante volte, che dovrebbe unirci tutti, diventa un argomento che divide. A San Giovanni non solo, Gianfranco ne è un testimone di prima linea, non solo c'è il tema degli alberi del Corso, ma c'è anche tutto il tema che riguarda un po' il Parco Nazionale del Gargano, che in fase di istituzione creava più timori, più paure per lo sviluppo economico, che ecco, al contrario, l'idea che un parco nazionale, oltre che tutelare l'ambiente, avrebbe potuto creare un indotto turistico legato al mondo della natura, niente affatto indifferente. Ma raccogliendo l'invito della tua collega Maria Pia, adesso vedete come la piazza è stata in qualche modo rivestita, allestita con questi nuovi alberi. C'erano 14 alberi che avevano una testimonianza importante per questa piazza, la Piazza dei Martiri, che in un rifacimento di questa piazza invece sono stati divelti 14 lecci secolari. C'è stata una polemica, vero? C'è stata una polemica, ma soprattutto, come tutte le operazioni di arredo urbano o di lavori pubblici, quando questi non vengono discussi onestamente e seriamente con i cittadini, che sono ovviamente i veri custodi del bene comune, tutto diventa problematico. Le ragioni per cui quegli alberi furono tolti è perché dovevano dare lustro alla facciata di Palazzo di Città, come se gli alberi fossero un elemento di disturbo, ma anche rimetterli in maniera, come dire, inopportuna potrebbe essere un danno. Ma non è questo il tema. Il tema è che comunque abbiamo da fare i conti con la relazione tra noi umani e le altre e gli altri esseri viventi, comprese le specie vegetali. E noi abbiamo dimenticato questo. Esatto. Anche in questo caso cerchiamo di fare sempre di più. Mi dispiace di interrompere, ma ormai i nostri minuti, ecco, intanto la regia ci fa questo regalo. Io col pensiero già stavo appunto a immaginare come fossero questi lecci secolari, e li state vedendo. Dunque, se posso solo aggiungere che noi questa settimana faremo questa mattina la festa degli alberi con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Forgione, ecco, e la prossima sempre in questa settimana, il 25 novembre, faremo il primo intervento della piazza del progetto Respiro. Quindi vi invitiamo, magari se avete voglia di seguirci anche con la vostra televisione. Ecco, noi facciamo questo, discutiamo con il quartiere di come riqualificare un'area, anche facendo un'area verde. Grazie per quello che fate anche in termini educativi. Grazie a te Gianfranco, grazie. Buona giornata e buon lavoro in università, arrivederci a presto quindi. Grazie.